Buongiorno belli e brutti, buongiorno, buongiorno, come state? Ah, sono un'altra volta qui nell'ospedale di Pozzi-sur-Van perché appunto il suocero ha tubercolosi. Mi sento un po' male anch'io ora. Niente, comunque è sempre un caso che appunto riguarda 150 persone su 100.000, questa cosa del tubercolosi qui in Thailandia. Che ci vuoi fare? È così, eh? Allora, ieri abbiamo continuato di guardare finalmente un film di 2 ore e mezzo, mi sembra che era, su Netflix, bello. Solo che da 4 giorni che proviamo di guardare quel film non ci riusciamo. Dopo mezz'oretta ci addormentiamo e andiamo a letto. Perciò un film Netflix qua, un film, non una serie, dura da noi 3-4 giorni perché siamo troppo stanchi, una cosa che in Svizzera non capita mai. In Svizzera anzi mi guardo 3-4 film, è talmente noioso lì che niente. Devo vedere un po' qui cosa c'è, andiamo un po' a vedere. Capito. Che bel posto. Ah, c'è anche un laghetto. Una casetta in legno, bella. Non so se si vede. Guarda qua che alberi. Laghetto. Guarda che bella casa in legno. Ecco, allora appunto, non ce la facciamo. Qui in Thailandia guardare un film non ce la fai. Non ce la fai perché ti addormenti prima. Allora, guarda qua. Ecco, perciò appunto stavo dicendo, sì, il film su Netflix appunto, che non ce la fai guardare, cioè noi non ce la facciamo guardare un film su Netflix, ci dura 3 giorni. Allora, poi cosa c'era? Appunto, suocero qui all'ospedale per tubercolosi, bellezza, mi hanno detto che i primi 14 giorni sono contagiosi, perciò dopo non più, speriamo. Cioè, se
In caso mai finirò anch'io qui in questo ospedale privato, locale. Ecco, poi cosa c'era altro? C'era che la figlia, per esempio, mi ha raccontato, o ci ha raccontato oggi, che lavora in un ristorante locale, ok? E questo va bene. Guadagno 130 baht al giorno, ma tu ti immagini, 130 baht al giorno. Cioè, è una cosa, guarda, quando l'ho sentito mi sono anche quasi incazzato. Cioè, ma come cazzo fai tu lavorare per qualcuno per 130 baht al giorno? Cioè, veramente. Però, contenta lei, io sicuramente non lo farei, ma neanche per 1300 baht al giorno. Comunque, purtroppo qui anche la gioventù, diciamo, ti devi dar veramente da fare qui in Thailandia, ti devi saper fare valutare, e per questo ci vuole un forte carattere, perché anche qui la gioventù per loro non è così semplice la vita, diciamo così, perché la concorrenza è grandissima, e più qui in Thailandia anche abbiamo un po' forse il problema maggiore, che fino ai 40 anni magari trovi lavoro, forse anche 35, e poi finito, sei troppo vecchio per la società. E questo è un problema che riguarda, si esporta anzi, sempre più in Europa, questo fatto qui. E poi invece stamattina ho iniziato a studiare il sistema dei soldi in Europa, come funziona, cioè il denaro contabile, non i contanti, ma il denaro contabile, e ti spiego anche perché. Perché mi sono sempre chiesto come fa una banca, perché da noi è quasi ogni giorno esce una notizia in Svizzera che, per esempio, questa banca deve pagare una multa di 700 milioni di dollari. Poi il prossimo giorno esce, questa banca deve pagare 200 milioni di dollari per una multa che non so per cosa, per evasione delle tasse, che ne so io. Cioè, e mi sono sempre chiesto comunque alla fine, ma come cazzo fanno questi qua? Cioè, come fanno loro a pagare 700, 800, 200 milioni di dollari quasi ogni settimana di multe così, senza che gli succede qualcosa? Ed è perché abbiamo questo sistema del denaro contabile, cioè denaro che non esiste in realtà, è un denaro fuffa, cioè non esiste, è un denaro falso, è un denaro non falso, però creato, diciamo così, ecco. Un po' lavorano le banche come i stati, quando loro devono pagare qualcosa, basta che cliccano sulla tastiera, generano un po' di denari e possono pagare quel cavolo che vogliono. L'unico aspetto, diciamo, in questo circolo, che l'unico che paga veramente con denaro, moneta dura, siamo proprio noi proletari. Solo noi paghiamo con la moneta dura. Se noi facciamo un debito, noi veramente lo dobbiamo pagare indietro con soldi lavorati e che ci pagano, diciamo, per la nostra prestazione che facciamo. Le banche no. Le banche fanno un click e hanno generato milioni di qua, milioni di là, senza che qualcuno gli importa qualcosa, come le banche statali in pratica. Ecco, in tutto questo punto giro, l'unico, diciamo, idiota siamo proprio noi, il popolo, perché siamo l'unico in questa catena che paghiamo con contanti, con denaro duro, tutte le nostre debiti, fatture e via vai. Noi non possiamo andare alla banca e dire, senti, mi puoi svelto cliccare qui e generare un milioncino che devo pagare una multa che mi è arrivata? Non è possibile. Per le banche questo è possibile.
Questo è la ragione perché il Credito Svizzero è fallito. Perché per la prima volta il Credito Svizzero ha dovuto dare al cliente vero denaro, denaro vero. Finché il Credito Svizzero dovevano fare solo pagamenti online e via vai, potevano creare i soldi con un click e facevano il pagamento. Capito come funziona? La prima volta che dovevano pagare denaro vero, la banca va in fallimento. Tu pensa, Credito Svizzero, una delle più grandi banche mondiali. E ora ti chiedi, magari, se questo è successo col Credito Svizzero, potrebbe anche succedere con uno Stato? Sì, potrebbe teoreticamente. Solo che appunto lo Stato ha la possibilità di creare dal nulla denaro, così. Il denaro in Europa che abbiamo, solo il 10% è denaro vero, forte, cioè moneta forte. Tutto il resto, il 90%, è tutto denaro fake, è tutto denaro creato, cioè non esiste. Non c'è un controvalore. Non c'è un controvalore. E questo, cari miei, sarà proprio il punto più debole di questa Europa, basata su 90% di economia o di denari che non esistono. Comunque questa storia del denaro fake è veramente una bella storia. Tu pensa, se la banca compra un pezzo di terreno, non è che lo paga con soldi veri. La banca fa un click, crea dei denari così, su un giroconto, diciamo, e fa il pagamento al proprietario di questo pezzo di terreno con soldi creati da nulla. Solo la banca lo può fare. Quando invece la banca rivende questo denaro, questo pezzo di terreno a noi, per esempio, a noi popolo, noi proletari, noi gente di seconda classe, noi dobbiamo pagare col denaro vero alla banca indietro. Capito? Cioè, proprio è una cosa perversa, veramente. Cioè, veramente. E poi parlano del Bitcoin, e criptovalute, che in pratica è la stessa cosa, creato da nulla. Valori creati dal nulla, da zero. E funziona anche così appunto con i debiti. La banca, quando ha dei debiti da saltare, cioè da pagare, fanno un click, creano dei denari e pagano il debito senza che nessuno li gratta qualcosa. Noi invece, se dobbiamo pagare un debito, dobbiamo veramente pagarlo con soldi veri, con soldi duri. Siamo l'unico elemento in questa catena che paghiamo sempre con soldi veri. Fantastico, veramente. Che bel mondo. Che bello, veramente. E al boom arriverà ancora, perché il Parlamento europeo da febbraio che stanno discutendo del... come si dice in italiano? Fallimenti, cioè in pratica persone che vanno in fallimento, che si possono in pratica risanare entro un anno, entro 12 mesi, senza nessun punto negativo. Mi spiego meglio. In Svizzera solo il popolo, attenzione, non lo Stato e non le banche e neanche le grandi aziende, i top 100 della Svizzera, solo il popolo, quando ha dei debiti, ok, è registrato per tutta la vita, anche se ha pagato dietro i debiti, è sempre registrato come un malpagante, cioè uno che non paga in pratica le fatture, come un
credito sociale in pratica, ecco. Questo credito è, diciamo, sociale, che è tipo un sistema cinese che abbiamo noi, è registrato in una banca nazionale in Svizzera. Per cui se tu hai bisogno di qualcosa, di un leasing o un credito o qualcosa, non te lo daranno mai perché sei registrato in questa banca dati, neanche se non paghi la sanità, ok? Specialmente in questo caso, se non paghi l'assicurazione sanitaria, sei registrato in, cioè non in tutti i cantoni, ma in un paio di cantoni in Svizzera, in una banca dati, e non puoi avere prestazioni medici. Cioè, se vai con un infarto in ospedale, ti fanno crepare così. Bello, eh? È bella la Svizzera, ve l'ho detto sempre io che è bella, solo che questi neoarrivati queste cose non li sanno. Va bene, per niente. Comunque, arriviamo al punto. Allora, questa banca dati appunto, che uno in pratica non si può più risanare, cioè appunto con le aziende e con le banche non è così. Le aziende e le banche possono creare, cioè i top 100 di aziende e le banche possono creare debiti come vogliono loro, tanto nessuno se ne frega niente. Le aziende se lo prendono dalla borsa, dagli azionisti i soldi, e le banche con un click. Bene, invece appunto il popolo normale deve pagarlo con la vita, in pratica, il debito. Il Parlamento europeo sta discutendo appunto che uno ora può risanarsi entro 12 mesi senza essere registrato in nessuna banca dati, cioè è come che se non avessi mai avuto dei debiti, ok? E stanno discutendo ora di questo. Questo cosa significa? Questo un'altra volta significa, ma solo per i piccolini, attenzione, per le aziende piccole che sono a rischio, possono saltare per questa proposta di legge. Perché? Perché tu pensa che io sono un piastrellista e ti faccio un lavoro a casa e tu non mi paghi. Questo mi succede magari 10 volte, io intanto fallisco come aziendina piccolina, tu come debitore ti puoi risanare entro 12 mesi. Una bella cosa, giusto? Chiaramente questo a cosa può servire, questa proposta di legge? A far fallire molto più, o il più grande possibile di piccole aziende in Europa. Così solo le grandi aziende possono sopravvivere, e le banche chiaramente. Cioè, in pratica ti asciugano. È una bellissima cosa, guarda, è una cosa che è fantastica. Noi tutti abbiamo sognato di una cosa del genere. Tu pensa che, cioè, se facciamo un esempio ora, io a te ti presto 100 euro per esempio. Un giorno arrivo e ti chiedo, senti, potresti ripagarmi 100 euro? Che ti ho prestato, e tu cosa fai? Vai al computer e mi fai una email scritto 100, cioè proprio il numero 100, e mi dici poi, guarda che ti ho ripagato i 100 euro indietro, ma con nulla, con un click, cioè con una email. E così funziona la banca, non è una cosa perversa? Non lo trovi? Poi hello. An in Yulongwan. An hospital. Cap. Un zio. Di mia moglie. Allora, quello che volevo dire è, c'era una svizzera che ha commentato in un mio video, ha detto sì, però non ti senti un po' così, sai? Avendo una casa in Thailandia che non è mai tua, su un terreno che non è mai tuo di proprietà, sai? Allora io gli ho risposto, ma perché in Svizzera di chi è la proprietà, il terreno e la casa?
dal 99% della popolazione, cioè dei proprietari, cioè i finti proprietari di casa. Il proprietario è la banca, sono loro che con un click possono comprare terreni a casa in Svizzera, invece tu sei l'unico che sborsa i soldi, ma quelli duri, quelli veri, capito? Perciò a me sempre mi piace quanto il discorso di una banca o di un banchiere viene fatto che e parla di soldi fake e criptovalute, queste cose qui, che è tutto fake, proprio i banchieri, che loro il 90% sono tutti soldi generati dal computer. Va bene, comunque appunto ritornato al discorso della proprietà, poi ci sono chiaramente anche modi per avere una proprietà qui in Thailandia, senza voler andare nei dettagli, però in generalmente questo è il mio punto di vista. In più c'è un altro punto di vista, mentre che in Svizzera una casa semplice, cioè diciamo, facciamo l'esempio della nostra casa così com'è, con tutto il terreno, con tutto il muro e via vai, in Svizzera dovrebbe costare dai 3-4 milioni di franchi, ok? Cioè una cifra che tu non riuscirai mai a pagare, neanche nelle prossime 2-3 generazioni, questo debito indietro. Qui no, per questo preferisco così io. Guarda qua come riparano televisioni ancora, tutto a mano. Ok, andiamo 7-Eleven. Ho ricevuto una bellissima notizia che poi ve la dirò. Mamma mia, devo andare in ospedale anch'io domani. Porca la miseria. Per esempio qui al 7-Eleven cercano una ragazza e li pagano 360 baht più 35 baht for all time, 35 baht, what is this? No, 35 baht, per day. Simply they give you 360 per day and 35. Ah, plus 35, But before, Before 400 baht, quasi, cioè 395 baht al giorno. Scusa, guadagna già tre volte di più qui al 7-Eleven. Guarda un po', e quelli tipo, sa che consegnano la roba 500, minimo 500 baht al giorno, minimo. Cioè questi salari in Italia se le sognano. Perché in Italia come funziona? Ti fanno un finto contratto per 8 ore di lavoro, di 4 ore di lavoro, scusa, e lavori 12 ore, poi ti promettono 500-600 euro di salario che non ti pagano fine mese, e perciò qui guadagni di più. Ragazzi, voi vi dovete sposare una thailandese e venire qui in Thailandia e vi siete salvati, perché la Thailandia ha bisogno di italiani. Italian do it better. Allora, suocero è qui già dal parrucchiere. Me? No, what you wanna cut? Non c'ho niente da tagliare. Allora, la buona notizia che abbiamo ricevuto dal medico suo, che domani tutta la famiglia si deve andare a fare un bel check, che magari non ci ha...
attaccato la tubercolosi. Che bella notizia, guarda. Bellissima. Oh, buon family, cos'è? Tutta la famiglia. Che bello. Beh, forse questo sarà il mio ultimo video. Tanto mi ha fatto molto piacere a conoscervi. E niente, buona vita a tutti. You want to buy noodles to eat at home? Ah, yeah. Yeah. You can bring at home. Yeah. Sì. Where you can buy? Here? Yeah. Ok. Che bello qui, eh? Qui si fa tutto molto easy. Barbecue mobile. Guarda che figata. Wow, yeah, one I take also. No, 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 pump. I take pump. Yeah. Questo è il culo della gallina. Qui si mangia, si beve e si fa dei check per la, contro la tubercolosi. Che bella vita qui. Una bella zuppetta fresca, guarda qua. Mio ultimo pranzo. Cheese. Tu pensi quando lui lavorava nei campi di riso, per poter bere acqua hanno fatto delle buche nei campi di 2-3 metri di profondità e hanno bevuto quell'acqua lì. E chiaramente, but they had already pesticide at this time, they use it already. Have what? Pesticide. What? Poison for the rice. No, on my town they don't have yet. Allora, per fortuna almeno, va. Che non si usavano ancora i veleni, sai, per il riso là. Perché sennò sarebbe stato ancora più... Whoopi. Still do organic under. Organic rice, eh? Mm-hmm. Just cow poo. Just cow poo. Ok. Vedi. Usanze, culture dei contadini qui che comunque hanno creato la Thailandia, perché il riso qui è molto importante. Ok, arrivati col paziente a casa. Ora devo chiamare solo l'altro paziente. Can I have my help? Ecco. Lotan! Ah, guardalo qua! Che fai? Questo ormai ogni tanto fa quello che vuole, vero? Lotan? Vai sopra, lontan. Su. Oh. Minchia, che testardo. Ora andiamo, arriva il cap. Ah.
Ecco, arrivati! Yuhui! Arrivati! Ci mancava solo questo anche. Allora, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Ciao belli e brutti!